un'occasione ho anche provveduto a una parziale redistribuzione delle leggi. L'iniziativa di oggi pomeriggio è sostanzialmente un momento pubblico anche per riprendere un po' la mobilitazione, ma ovviamente la questione che denunciamo è il conflitto di interessi che è già rimbalzato sui media la settimana scorsa relativamente alla nomina ad assessore di Sandro Corradi. Sandro Corradi che appunto attraverso la sua società di ingegneria è consulente per Acea, lo è stato anche nel passato, ma nello specifico su due questioni piuttosto scottanti per la città di Terni e diciamo per la Valnerina, che da una parte la sua società di ingegneria ha partecipato alla progettazione dell'acquedotto Terria Pentima cosiddetto, cioè l'acquedotto che è stato piuttosto fortemente contestato in vari punti della Valnerina. Dall'altra invece la sua società è tuttora l'incaricata per conto di Acea di seguire la richiesta che appunto Acea ha fatto di bruciare la frazione residua dei rifiuti urbani qui a Terni, che sapete è stata insomma oggetto di ampissima discussione e mobilitazione nel corso degli anni, perché questa roba risale al 2014. E poi ci si ritrova con nella giunta nominato uno che lavora per far sì che Acea invece bruci, cioè quello che produce tutta la documentazione tecnica e normativa affinché Acea ottenga l'autorizzazione regionale a bruciare questa frazione residua secca dei rifiuti urbani.